Benvenuti amici di smartworld.it. Oggi non ho alcun dispositivo nelle mie mani, ma in realtà ho una valigetta che cela uno dei nostri segreti, per così dire, uno di quei dispositivi che noi andiamo a utilizzare per realizzare video, per esempio, come questo, o comunque in realtà filmati ancora più particolari. Perché? Andiamo a vederlo insieme. Allora, all'interno di questa valigetta, come state vedendo in questo momento, c'è uno Zhiyun Crane 2. Si tratta di un gimbal, evoluzione di un modello precedente, come fa intuire il 2 alla fine del nome, dedicato a macchine fotografiche digitali reflex, insomma non le macchine compatte, ma insomma macchine anche di una certa dimensione che possono arrivare a pesare fino a 3 kg. Quindi si tratta nel complesso, come vedete, di un dispositivo che ha un suo bel ingombro e anche un suo discreto peso nel complesso, dato ovviamente dal gimbal stesso e poi dalla fotocamera che andrete a montarvi di sopra. Recensire un dispositivo di questo tipo è in realtà un po' complesso, perché comunque ci sarebbe da parlare quasi per ore per farvi vedere tutte le cose che può fare. Rimando comunque a qualche video demo che trovate linkato qua sotto, che vi mostrerà ciò che questo gimbal è in grado di realizzare, a patto che ovviamente abbiate anche la fantasia, perché poi quella comunque non viene venduta nella confezione, si tratta di un mezzo e basta, ma dovete essere voi ad avere la creatività, l'idea e il modo di sfruttarlo a dovere. Io vi posso però dire come è realizzato, come è stato fatto e quanto è semplice da usare. Beh, la risposta a quest'ultima domanda è in realtà molto breve ed è non tanto semplice, perché comunque ci sono diverse cose da tenere in considerazione proprio fin dall'inizio. Anche solo per andare a bilanciare la fotocamera sul gimbal ci sono 4 levette diverse sulle quali dovete andare ad agire, per bilanciarla orizzontalmente, verticalmente, insomma un po' in tutti gli assi, in modo che poi la risposta del gimbal sia quella che voi vi aspettereste. Una volta comunque conclusa questa fase iniziale, nella quale dovrete sostanzialmente ogni volta che andrete a togliere e rimettere la fotocamera a rieffettuare questo bilanciamento, vi ritroverete con uno strumento che, come vedete, consta di un treppiede che può essere rimosso e che è comunque molto utile in tutti quei casi in cui possiate tenerlo appoggiato, e che comunque personalmente mi dà un po' di presa anche quando vado ad utilizzarlo a mano, soprattutto nei casi in cui lo voglia inclinare. Come vedete, in questo momento, se anche io mi muovo lateralmente, la nostra fotocamera rimane sempre bene o male ad inquadrare la scena davanti a sé, perché sono appunto in questa modalità di utilizzo. Andando a premere però sul pulsante mode che c'è sul fianco del gimbal, poi possiamo rendere molto più libero questo movimento, e come vedete in questo caso la fotocamera ha un movimento che è non vincolato, insomma, come quello precedente, tanto che tramite l'opportuno joystick posso anche farla roteare di 360 gradi, alzare e abbassare la visuale. Insomma, posso avere dei movimenti fluidi che a mano non sarei mai stato in grado di utilizzare e che vedete bene o male tutti i giorni un po' in qualunque video promozionale, non solo ovviamente quelli nostri, ma anche quelli realizzati per la TV o addirittura per il cinema, perché comunque questo è un attrezzo tutto sommato che ha anche una certa vocazione cinematografica. Tramite la serie di controlli e tramite il display posto qua sul gimbal stesso è possibile andare ad agire al volo sulle varie impostazioni della fotocamera senza nemmeno andare a toccare la fotocamera stessa. Potete, come vedete in questo caso, variare l'apertura, ma spostandoci verso destra con il joystick andiamo ad agire anche sui tempi, per esempio, oppure sugli ISO o ancora sul bilanciamento dell'esposizione. Insomma, senza agire sulla fotocamera stessa possiamo andare a modificarne al volo tutti i parametri di scatto. Possiamo ovviamente scattare premendo questo pulsante al centro e possiamo iniziare la registrazione di un video premendo invece questo tasto con il simbolo appunto della registrazione, che poi è anche quello che serve ad accendere e spegnere il dispositivo stesso. È quindi un sistema di controllo tutto sommato piuttosto completo, che vi permette di manovrare la vostra fotocamera in piena libertà direttamente dal gimbal stesso e che vi consente quindi di dedicarvi alla ripresa piuttosto che al controllo della ripresa stessa. Questa rotella invece più grande sul fianco serve per variare al volo la messa a fuoco, in modo da consentirvi poi di ottenere magari degli effetti di sfocatura appunto in tempo reale via via che vi muovete lungo la scena, proprio appunto in modo da avere un controllo rapido su quelli che sono i parametri della fotocamera direttamente sul manico del gimbal stesso. E se tutto questo non bastasse, c'è anche l'app per Android, che in buona parte replica i controlli che ci sono sul manico che abbiamo visto fino adesso, e che vi consente di andare a far muovere la fotocamera
bene o male come volete, e regolare un po' tutti i parametri del gimbal. L'applicazione per la verità non è che sia proprio bellissima, ma comunque diciamo che il suo lavoro lo fa, anche se ogni tanto qualche piccolo impuntamento, qualche reset, insomma mi è successo qualche crash, qualche malfunzionamento. Però dicevo che in linea di massima vi consente di andare ad agire sui controlli di posizione del gimbal, muoverlo bene o male come volete, e poi soprattutto potete andare a regolare anche in maniera veramente molto molto fine tutti i parametri del gimbal stesso, in modo da avere uno spostamento fluido proprio come lo volete voi, con la velocità adatta al tipo di scena che volete andare a riprendere. Insomma, questo Crane 2, l'avrete capito, non è uno strumento proprio del tutto semplice, nemmeno troppo pratico, se devo essere sincero, perché le dimensioni sono un po' anche quelle che sono, e ovviamente presuppone che abbiate anche una buona reflex con la quale andare a sfruttarlo. Nulla toglie che possiate usarlo con bene o male qualunque macchina fotografica, anche se deve avere comunque un certo peso, perché quelle troppo leggere poi non funzionano. Insomma, è uno strumento bene o male dedicato ai professionisti, ora l'ho detto tra virgolette perché non mi voglio nemmeno mettere in questa categoria, ma il concetto è che si tratta comunque di un accessorio che costa di per sé oltre 600 euro, più ovviamente il costo della fotocamera che andrete ad utilizzare sopra di lui. Quindi è chiaro che non sia un dispositivo per tutti, e non è nemmeno un dispositivo il cui costo è in realtà così eccessivo come possiate pensare, perché tanti altri gimbal della concorrenza costano tranquillamente anche il doppio. E tutto sommato, la qualità costruttiva, la qualità della stabilizzazione soprattutto ci sono, manca secondo me un pochino di supporto nell'applicazione, che poteva essere fatta meglio con più controlli e soprattutto anche con una grafica migliore, però per il resto si tratta senz'altro di un ottimo strumento che comunque non vede per forza nell'applicazione uno dei suoi principali punti di utilizzo, e che anzi con tutti i controlli di cui dispone sul gimbal stesso già vi permette di utilizzarlo in perfetta autonomia. Ah, non vi ho detto una cosa parlando di autonomia, ovvero il fatto che ci sono 3 batterie ricaricabili, ma che purtroppo per ricaricarle dovrete toglierle dal gimbal stesso andandolo a svitare e poi collegando le batterie ad un apposito caricabatterie. Insomma, è una cosa un pochino macchinosa, visto che lungo il fianco del gimbal ci sono più porte USB che servono per esempio per aggiornare il gimbal stesso o per ricaricare la macchina fotografica eventualmente collegata, in modo che non si scarichi. Insomma, mi sarebbe piaciuto poter ricaricare anche il gimbal semplicemente andando a collegare un cavo e non dovendo tutte le volte estrarre queste grosse batterie a stilo dall'incavo all'interno del dispositivo stesso. Trovate ulteriori considerazioni come sempre su smartworld.it, qua sotto se ci seguite a YouTube ci sono tutti i link del caso, vicino al pulsantino per fare un like, iscrivervi al canale e mi raccomando attivate anche le notifiche, altrimenti non riceverete appunto una notifica quando pubblichiamo qualcosa di nuovo. Un saluto e alla prossima!